Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parliamo di scienza e tecnologia. Nuovo ciclo di puntate dedicate all'abbinamento tra scienza, tecnologia e vino. Questo perché? Perché ho deciso di appunto parlarvi di queste tematiche collegate appunto al mondo della tecnologia e della scienza, che potrebbero sembrare due, diciamo, branche o comunque due argomenti molto distanti da quello che è il mondo del vino, ma in realtà andremo a scoprire che non è così. Il vino in realtà ha metodi antichi, cioè di fatto le modalità, o meglio i passaggi con i quali noi andiamo ad ottenere il vino, non si sono più di tanto modificati nel corso del tempo. Di fatto si raccoglie l'uva, la si pigia, si ottiene un mosto, si fa fermentare e si ottiene il vino. Di fatto i passaggi, bene o male, diciamo quelli principali, sono questi. Però l'intervento della scienza e della tecnologia ha sicuramente migliorato il prodotto ed è andato a, a renderlo più vicino a quello che troviamo oggi nelle bottiglie. Quindi in realtà quello che beviamo oggi si discosta molto rispetto a quello che abbiamo bevuto in passato. Per fare questo viaggio all'interno del mondo della scienza e della tecnologia mi sono, diciamo, fatto aiutare da questo libro che si chiama Il tempo in una bottiglia, storia naturale del vino, di Rob De Sal e Ian Tattersall. È un libro scritto da americani, quindi chiaramente è un po', fra virgolette, americanocentrico, e sappiamo benissimo che gli americani nel mondo del vino stanno da anni cercando di costruirsi un'identità, a volte con risultati, diciamo così, un po' altalenanti. Però sicuramente le osservazioni che vengono fatte all'interno di quel libro sono interessanti, e in queste puntate appunto vi riporterò alcune delle dei passaggi o comunque delle idee che vengono appunto scritte in questo libro. E partiamo però prima da un concetto generale, cioè la tecnologia non deve essere vista come demoniaca o comunque come sinonimo di artificiale o artefatto. Diciamo che fino alla, diciamo, all'inizio del XIX secolo la produzione del vino era sostanzialmente per il consumo familiare, quindi un consumo diretto. Chi, il contadino che produceva il vino, lo produceva ai fini di autoconsumo, tranne una piccola quota magari nelle, dove c'era la mezzadria o il latifondo, che veniva riservata al signore, solitamente le bottiglie più pregiate, comunque la parte più pregiata. Però di norma era un cibo, era un alimento, e quindi non si puntava a produrre qualcosa per rivenderlo, ma qualcosa da consumare. Quindi di fatto si puntava molto su due caratteristiche principali: la diciamo l'ottenimento di un determinato grado alcolico, che era anche energetico per il duro lavoro nei campi, e anche sul fatto che fosse, fra virgolette, sicuro da bere, quindi che fosse qualcosa di sostanzialmente bevibile. Quindi il vino, come abbiamo detto prima, era un alimento e non un bene voluttuario. Le cose cominciano appunto a cambiare con gli inizi del XIX secolo. Perché? Perché in questo periodo cominciano anche i primi studi chimici sul vino. Abbiamo chimici anche di fama internazionale, mondiale, prestigiosi come Pasteur, Lavoisier e Fabroni, che studiano i vari aspetti legati alla fermentazione e all'uso dei lieviti e sull'impatto dell'ossigeno nella qualità del prodotto. Quindi già tutte, diciamo, fatti o comunque cose molto particolari che andavano un po' a capire i meccanismi che andavano poi a sostanzialmente produrre il vino, partendo dalla spremitura delle uve. Quindi di fatto questi studi scientifici hanno cominciato a sempre più interessare i vari chimici e a dare una certa
avvio a determinata, a una determinata, diciamo, produzione più, fra virgolette, scientifica del vino stesso. Arriviamo quindi alla fine del XIX secolo e purtroppo assistiamo a un primo stop di questa, diciamo, spinta scientifico-tecnologica. Perché? Perché arriva il problema, ahimè, della fillossera. La fillossera, questo male delle piante che stava rischiando di uccidere, di distruggere tutta la produzione europea del vino, e quindi di fatto dovendosi concentrare su questo problema, all'eradicazione di questo problema, di fatto in questo periodo non c'è stato un grandissimo sviluppo dal punto di vista chimico e tecnologico. Ma arrivando agli inizi del XX secolo, ecco che vi è una ripresa di questo progresso tecnologico ed è anche il maggior momento di cambio qualitativo dei vini che oggi conosciamo. L'unico, diciamo, paese che è rimasto un po' in ritardo, e qui torniamo anche alla nazionalità degli scrittori, erano proprio gli Stati Uniti, perché all'epoca, all'inizio del Novecento, c'era il proibizionismo che ha sicuramente frenato molto lo sviluppo in quella parte di mondo. E quindi che cosa succede? Intanto sicuramente c'è una legislazione che spinge sulle denominazioni di origine, l'abbiamo vista nella puntata della piramide della qualità. Perché? Perché ovviamente non spingevano tanto a un processo di evoluzione tecnica, evoluzione scientifica, ma quanto alla selezione delle migliori tecniche di cantina per ottenere dei vini che poi rientrassero nella denominazione. Quindi comincia a esserci un primo focus sulla scienza legata alla qualità. E di fatto comincia nel secondo dopoguerra, quindi arriviamo, diciamo, dopo il 1945, ad avere le prime scuole di scienza vinicola, quindi le prime scuole che studiano effettivamente il mondo del vino con un approccio quindi più scientifico, scolastico, per cercare di migliorarne la produzione. E inoltre si consolida negli anni 70 anche l'enologia, quindi con istituti e quindi università che dedicano e fanno nascere anche dei corsi universitari dedicati a questa scienza. Se dobbiamo parlare a livello dell'enologia, o comunque di un precursore, o comunque di qualcuno che ha dato un grande impulso a questa scienza, non possiamo non citare Émile Peynaud, un francese dell'Università di Bordeaux, che, diciamo, viene riconosciuto un po' universalmente fra i primi consulenti enologici. Lui di fatto intratteneva delle relazioni, o comunque si faceva sostanzialmente pagare per fare delle consulenze a varie cantine, però il suo approccio rispetto a quello di altri enologi del tempo, all'epoca forse non si chiamavano neanche ancora enologi, però diciamo era quella la figura che oggi più gli assomiglia, era un grande innovatore, e quindi lui credeva molto nel vino come scienza, quindi non come un processo casuale dettato dalla fortuna, ma da un qualche cosa che si poteva migliorare applicando un procedimento scientifico. Infatti lui consigliava i suoi clienti sull'utilizzo di metodi diversi, oppure come ad esempio la selezione dei grappoli, cosa che adesso sembra normale, ma all'epoca così normale non era, oppure la sostituzione delle botti o il loro lavaggio per evitare che eventuali fermazioni di batteri e di muffe andasse a rovinare il prodotto stesso, così come anche il controllo della temperatura nelle fasi di fermentazione. Infatti si deve a lui l'idea del passare dalle diciamo vasche di fermentazione, che solitamente erano in legno, alle vasche di fermentazione in acciaio inox con serpentine per il controllo della temperatura. Questo permetteva quindi di regolare la temperatura e far arrivare sempre il nostro mosto alla giusta temperatura di fermentazione per ottenere dei prodotti migliori. Inoltre, un'altra sua, diciamo, più che scoperta, un altro suo convincimento che ha portato avanti è quello della fermentazione malolattica, quindi la trasformazione dell'acido malico in acido lattico, che è
appunto l'acido lattico rispetto al malico è più morbido e meno aggressivo, quindi questo dava più rotondità ai vini e gli dava quella spinta in più, sempre nell'ottica del miglioramento gustativo. Oltre a lui, quindi oltre a Pernod come diciamo innovatore del mondo del vino, possiamo citare anche Maillard Amerir. Questo invece è statunitense, è dell'Università della California, e lui fu il primo a fare degli studi di collegamento tra il clima e il vino. Infatti lui aveva osservato con degli esperimenti empirici che, preso lo stesso vitigno, quindi lo stesso vitigno di base, esso otteneva dei risultati molto diversi se piantato in una zona piuttosto che su un'altra. Quindi un vitigno piantato in Francia poteva ottenere dei risultati diversi come prodotto finale rispetto allo stesso vitigno piantato in Italia. Non solo, ma anche proprio su terreni diversi. E capì che in realtà quello che incideva molto era il clima, perché appunto a parità di tipologia di terreno, quello che influiva molto era le caratteristiche climatiche del posto. E anche questo ha dato un'ulteriore spinta appunto di conoscenza e di miglioramento nella produzione del vino. Difatti lui si può dire che insieme ad Albert Winkler è stato uno un po' degli avviatori, diciamo così, della viticoltura in America, quindi, e soprattutto nella parte della California. Quindi se adesso gli Stati Uniti sono diciamo lanciati in questo mondo, soprattutto appunto l'area californiana, e lo devono molto a questi studi, a questi esperimenti. Bene, direi che come prima puntata abbiamo messo abbastanza carne al fuoco, quindi come abbiamo visto la scienza e la tecnologia hanno molto a che fare con il mondo del vino. Questa è la prima puntata dove vi ho dato qualche spunto di riflessione, ma nelle prossime vedremo delle ulteriori modi con la quale la tecnologia aiuta il mondo della viticoltura e anche della vinificazione, però sempre in un contesto non di artificiale o comunque di non naturalità del prodotto. In realtà poi alla fine vedremo anche quando l'uso della tecnologia e della scienza e della chimica, ahimè, viene utilizzato in maniera impropria e crea particolari danni. Ma questo ovviamente nelle prossime puntate. Per oggi vi saluto, vi ringrazio come sempre per tutte le visualizzazioni, le iscrizioni al canale, i commenti che fate sotto ai video. Vi lascio come sempre la possibilità di cliccare sul mi piace se vi è piaciuto il video, sulla campanella per essere sempre aggiornati, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, ma soprattutto di farmi tutte le domande che volete qui sotto nei commenti con l'hashtag AskTheWine. Per il momento quindi vi ricordo come sempre le mie solite raccomandazioni. I minori di 18 anni non devono bere e non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. Un ciao da Francesco e alla prossima puntata di The Wine Channel.